nel comune di Capannori, con delega alle pari opportunità, appena rieletta e nominata, insomma, da neanche 2 mesi. Per me è veramente un onore essere qua stasera per darvi il benvenuto, per portarvi il saluto dell'amministrazione comunale a questo evento di condivisione, di riflessione che poi segna anche un po' l'ultima fase che ci accompagna verso il Toscana Pride 2024 con la manifestazione e l'evento di sabato 7 settembre. Il Pride rappresenta un'occasione unica per riaffermare e sostenere i diritti di tutte e di tutti, i diritti LGBTQIA+, che sono fondamentali e in quanto tali devono essere appunto confermati, devono essere riconosciuti, devono essere tutelati. Sarà in particolare in questo momento storico, la giornata del 7 di settembre, mi auguro una grande giornata, una bella giornata di partecipazione dove tutti insieme potremo ribadire appunto l'importanza che tutti, ciascun individuo deve essere libero di vivere la propria vita senza essere discriminato, senza discriminazioni e appunto in condizioni di opportunità, di pari opportunità con tutti gli altri individui e appunto persone. Il Comune di Capannori a luglio ha approvato in Consiglio Comunale un ordine del giorno per sostenere con forza la valenza dell'adesione del Comune al Toscana Pride 2024 e questo perché siamo convinti che sia una manifestazione di rilievo e inoltre questa adesione rappresenta anche un atto perfettamente in linea con tutto quello che è stato il percorso in questi anni della nostra amministrazione nella tutela dei diritti di tutte le persone e anche nel contrasto di ogni discriminazione e di ogni ingiustizia. Il comune di Capannori, se non ricordo male, è tra i primissimi comuni, almeno della provincia, del primo forse della Piana, ad aver aderito alla rete REDI, quindi la rete degli enti locali, degli enti pubblici che sono impegnati nel contrasto di ogni discriminazione basata appunto sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, ma anche in collegamento con altri criteri di discriminazione e in tutti questi anni appunto ci siamo sempre impegnati per garantire la tutela dei diritti di ciascun cittadino. Questo perché devo dire siamo convinti, e io in prima persona, che le istituzioni debbano lavorare in prima linea proprio per contrastare una cultura, anche che sia una cultura di odio, di discriminazione nei confronti di individui, di gruppi, di minoranze e deve anche lavorare per una comunità fondata su un concetto di inclusione sociale, di uguaglianza, di rispetto della persona. Ma stasera è anche una serata che vuole ricordare una grande scrittrice, una grande intellettuale italiana contemporanea, purtroppo scomparsa recentemente, Michela Murgia, basandosi sulla lettura e la riflessione sulle appunto dei brani tratti dall'ultima sua opera, l'ultimo suo saggio politico e filosofico, Dare la vita. Un testo che accompagna il lettore in una riflessione anche critica, lei stessa, no? Che invita, no, al dubbio, a mettere in discussione le varie tematiche, quindi si passa dal affrontare il tema della maternità a 360 gradi, alla famiglia queer, basata appunto non tanto sui legami di sangue, ma su scelte consapevoli e volontarie, quindi relazioni ancora più forti rispetto ai ruoli precostituiti. Quindi una grande opera e una grande intellettuale. Devo dire che la grande partecipazione di questa sera fa veramente piacere. Io ringrazio tutti gli organizzatori, i soggetti che hanno pensato e lavorato per questa serata. So che la sala è piena, purtroppo la capienza era limitata, tante persone sono rimaste fuori, quindi cogliendo anche un po' uno spunto, mi sento di proporre in questa sede l'organizzazione di una giornata, di un convegno, di un momento anche di confronto e di studi sul pensiero e le opere di Michela Murgia, anche magari quando sarà costituita la nuova commissione pari opportunità, che appunto nelle prossime settimane verrà formata la nuova a seguito appunto delle elezioni comunali. Quindi può essere anche un modo per allargare la riflessione e coinvolgere anche tutte quelle persone che purtroppo stasera non hanno potuto partecipare. Grazie veramente per l'organizzazione, per questo bellissimo momento e insomma sarà sicuramente una serata interessante di grande riflessione. Grazie.
Grazie Melania. Io lascio subito la parola a Emanuela Bianchi della Città delle Donne, in rappresentanza di tutte le tante associazioni organizzatrici, che appunto ci farà un saluto e anche un focus. Grazie a tutti. Mettiti qua. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie di essere qui con noi, siete veramente numerose. Mi conoscete, penso tutte o quasi, sono Emanuela Bianchi che faccio la parte, diciamo, come presidente dell'associazione La Città delle Donne, associazione promotrice di questo incontro, e porgo i miei saluti anche a nome di tutte le associazioni aderenti, cioè il Centro Donna di Lucca, Maschile Plurale Lucca, Arci Lucca e Versilia, UISPE, Comitato Territoriale Lucca Versilia, Lucca Out, Hauser Lucca, Equinozio Cooperativa Solidando, CGL Toscana, la Beniforti ha coordinato oggi questo evento, CGL Lucca, Daniela Ricchetti, SPCGL Lucca e Coordinamento Donne SPCGL Lucca. Perché questo incontro su Michela Murgia e dare la vita? Abbiamo conosciuto anni fa Michela Murgia ad un incontro presso il caffè letterario Luca Libri, che purtroppo ora è chiuso. E ci siamo innamorate della persona, della scrittrice, e tutte noi lo eravamo già. È ormai trascorso più di un anno dalla sua scomparsa. Ci manca e ci è sembrato bello ricordarla con uno dei suoi libri postumi che ha dedicato all'essere genitori oggi. Dopo anni di lotte per l'emancipazione, per la conquista di diritti, soprattutto le donne della mia generazione, di presunte vittorie ci sembra di essere, o forse già lo siamo, tornate indietro, a quando la donna esisteva solo in quanto madre. Ricorderemo Michela soprattutto attraverso le parole di Marco Brinzi, che non mai ringrazieremo abbastanza, che chiuderà questo incontro e che ringraziamo perché è lui che l'ha portata da noi a Lucca. L'avvicinarsi del Toscana Pride, qui rappresentato dalla portavoce Monia Marcacci, che interverrà dopo di me, che si terrà il 7 settembre a Lucca, a cui abbiamo subito aderito, ci ha quindi portate tutte noi associazioni, a dare concretezza a questa idea. Cos'è essere genitori oggi? Michela affronta questo tema nel suo libro, come le letture scelte in questo incontro vi mostreranno. Chiara Valerio, scrittrice, editorialista, matematica, amica intima di Michela, nella sua recente intervista di pochi giorni fa su Open, afferma: Michela ha rivelato un mondo quando ha detto che la vera famiglia è quella qui. Ma la sua non era una semplice opinione, era un concetto storico-sociale. Prima degli anni 60 e 70, le famiglie erano un insieme di madri, di padri, di zie acquisite, parenti che non lo erano per legami di sangue, ma per cura e frequentazione. Quante persone da piccole abbiamo chiamato zio o zia, senza che lo fossero? Poi è arrivata una forma di edilizia abitativa, che ha deciso che la famiglia mononucleare doveva stare nei birocali. È qui che nasce la tragedia di Ugo Fantozzi. La sua disperazione non viene dal mega direttore galattico, ma dall'appartamento che si affaccia sulla tangenziale. Grazie di nuovo per la vostra presenza e contribuiamo molto e tutte insieme alla riuscita di Toscana Pride a Lucca il 7 settembre. Portavoce del Pride. Buonasera, vi ringrazio intanto dell'invito. Vi ringrazio intanto di questo invito. Cercherò di rubarvi poco tempo e di spendere due parole sul Toscana Pride e due parole sull'anello di congiunzione tra questo momento e questa serata e il Toscana Pride. Toscana Pride è lo sforzo organizzativo di un comitato di 15 associazioni su base regionale
che dal 2016 ad oggi ha con fatica costruito una manifestazione regionale e quindi non solo locale, cittadina, perché avesse il maggior impatto possibile, perché gli interlocutori anche istituzionali potessero essere più ampi, maggiori numericamente come peso, e devo dire nella sua anima itinerante ha mirato prima timidamente e devo dire quest'anno con un po' di coraggio a portare le istanze, le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+ e della società civile, su questo ci torno dopo, in territori che hanno più bisogno, mettiamola così, in territori che hanno più bisogno di parlare di diritti, di parlare di queste cose, di spendere del tempo, creare delle occasioni per una riflessione comune, perché poi tutta la scavat lapidem ci si fa piano piano a portare avanti queste rivendicazioni che si trasformino quindi non più in un discorso politico come il nostro manifesto, ma in diritti per esperienza personale ti dico guardate, una bella voce, guarda che dovrebbe funzionare, adesso non mi sa mai. Ok, la differenza la fa tanto per quello che si vive. Io rinuncerei a uscire e andrei a guardare. E quindi è importante, vi dicevo, che sia Luca e che il motto sia proprio Indomite Fiere, scusate se uso il femminile sovraesteso, perché Indomite Fiere portiamo avanti, va bene, queste richieste. E vi devo, non vi posso negare che costruire un Pride del territorio lucchese è stato, si è rappresentato delle difficoltà che però è importante, quindi dice, è importante proprio prendere in considerazione le difficoltà, menzionare il volantinaggio e non vi vogliamo più, no? Chi è che dice non vi vogliamo più? Siete, questo mi ha colpito molto, una minoranza sovrarappresentata, no? Qui c'è il carpato di portare avanti delle istanze che sono della società civile e non solo della comunità LGBTQIA+, perché nel momento in cui si parla, e cito due temi fondamentali per noi perché sono sotto attacco, lo leggete sui giornali, sui quotidiani nazionali ogni giorno, ad esempio uno è la genitorialità LGBTQIA+, trans, eccetera, e l'altro è l'identità di genere, i percorsi di affermazione di genere delle persone trans. Nel momento in cui si portano avanti queste istanze, che poi si basano su dei concetti fondamentali, come ad esempio quello dell'autodeterminazione delle persone e dell'autodeterminazione delle donne in particolare, quando parliamo di genitorialità, queste sono istanze che riguardano la società civile, perché ce l'abbiamo fatta nel tempo a passare dal gay pride al pride di tutte e di tutti, al pride non solo della comunità LGBTQIA+, che può essere a ragione più arrabbiata nelle rivendicazioni, più direttamente toccata, ma istanze che riguardano tutti quanti. Non viviamo in compartimenti stagni, voi tutte e tutti avete figli, fratelli, sorelle, colleghi, colleghe, eccetera, eccetera, toccati più o meno direttamente da queste istanze qui. Quindi proprio in luce da questo nasce la volontà fortissima di avere il Toscana Pride a Lucca il 7 settembre 2024, e da qui nasce l'invito esteso che abbiamo portato in ogni occasione a tutta la società civile. Noi vorremmo in piazza con noi i bambini, le bambine, le nonne, i nonni, le persone che solitamente, timidamente si affacciano alla finestra a salutare, le vorremmo con i corpi, perché metterci il corpo, metterci la faccia è particolarmente significativo in quest'epoca qui, in piazza, in manifestazione assieme a noi. Vedremo, ci sapremo raccontare poi come sarà andata a Lucca. E permettetemi di metterci una parte in più. Come persona che si è resa disponibile per il comitato a fare da portavoce, io faccio parte di un'associazione che si chiama
la famiglia Arcobaleno. Famiglia Arcobaleno siamo quelle coppie o realtà, non solo coppie, omogenitoriali che hanno avuto nel corso degli anni figli. Quindi io con la mia compagna abbiamo tre figli, un ragazzo di 18 anni, due gemelli di 6 anni e mezzo che sono qui sotto a giocare, e vi dico che se avessimo dovuto attendere il momento giusto in questo paese, il momento in cui le carte e la legge ci davano il diritto di esistere, ovviamente io non sarei qui a raccontarvi niente. Abbiamo dovuto entrare laddove, nelle more delle leggi che non ci sono o che quando ci sono sono discriminatorie. Vi faccio l'esempio della legge 40, la legge sull'appropriazione medicalmente assistita, che in Italia è preclusa alle donne singole a proposito di autodeterminazione, alle coppie che non siano eterosessuali, inizialmente addirittura sposate, oggi insomma la maglia si è un pochino allargata, per dirne una. Viviamo in un paese in cui i nostri figli e le nostre figlie non sono garantiti contro i crimini d'odio, l'hate speech, manca una legge in questo senso, l'Italia ha voluto privarsene. Viviamo in un paese in cui io sono unita civilmente per le persone omosessuali, cittadini e cittadine omosessuali, esiste un istituto giuridico fratello brutto del matrimonio con meno diritti rispetto all'istituto giuridico con molti più diritti che esiste per i cittadini e le cittadine omosessuali. Nel 2016, quando l'Italia fece quel clamoroso passo in avanti, chiamiamolo così, io me lo ricordo purtroppo benissimo, delle unioni civili alla tedesca, si dissero all'epoca, non so se ve lo ricordate, la Germania dopo pochi mesi le abbandonò. Perché? Perché pesantemente sanzionata dalla Corte di Giustizia Europea proprio per questo motivo qui di discriminazione dei propri cittadini e delle proprie cittadine, e passò al matrimonio egualitario. Matrimonio egualitario che è un'altra fondamentale richiesta all'interno, diciamo, di questo manifesto politico che abbiamo in Toscana Time, perché tutti i cittadini e le cittadine italiane abbiano uguali diritti. Questo significa anche che per le coppie dello stesso sesso e per i single non è prevista l'adozione, in casi rarissimi e speciali in cui è prevista, voi lo sapete, si tratta di bambini, bambine spesso che hanno difficoltà o okay, per cui non siamo riusciti a trovare una coppia eterosessuale disponibile. Questo a fronte di, va bene, decine e decine, non dire centinaia, di studi scientifici, anche prospettici di lungo corso, che dimostrano come l'importante per i minori è essere accuditi, il valore della famiglia e della relazione è nella cura e non nel sesso biologico o nell'identità di genere di chi la fornisce. Questo è sotto gli occhi di tutti e di tutte. Spesso i cittadini e le cittadine sono molto più avanti dei legislatori in questo paese, così è. Qui nasce, e voglio trovare qui l'aggancio con la famiglia queer che Murgia ci dice, non solo queer, e sarebbe riduttivo perché i membri di questa famiglia sono queer, e poi mi piacerebbe parlare con voi di come questa offesa, perché all'inizio è un'offesa qui strana, serando, sia diventato un termine estremamente ricco, significativo, positivo, portatore, contenitore di una differenza come valore. Quindi non solo per questo, ma perché è una famiglia della cura e degli affetti che non sottostà alla regola etero-cis normativa, no? Quindi eterosessuale, cisgender, a questo tipo di norma. Questo governo, lo sappiamo, in Italia suona una musica da una nota sola. Abbiamo un ministero della famiglia, una sola. Possibile non abbiamo un ministero delle famiglie, dell'accudimento, delle relazioni sociali? Non ce l'abbiamo, ma vorremmo averlo. E perché, e poi concludo e lascio spazio a cose ben più interessanti sicuramente, perché questo non riguarda solo la comunità LGBTQIA+, perché i diritti che possiamo acquisire come comunità LGBTQIA+, sono i diritti di tutti, perché io vi assicuro che anche voi non volete una famiglia sola, anche chi di voi è etero
cisgender e quindi rientra in quella casellina, perché quella è la forma che ha trovato per vivere, per dare cura, per trovare significato nella propria esistenza, e ha tanto più valore se chi vi sta attorno vive la vita, incontrate nella vostra vita insieme a voi, ha il diritto di fare la stessa cosa, ha molto molto più valore, e questo riguarda tutte quanti noi. Per questo che vi chiedo di metterci la faccia e di esserci il 7 settembre a Lucca. Allora, ringrazio tantissimo Monia, soprattutto per questa esortazione. Credo che forse siamo qua, non ne abbiamo bisogno, ma portiamola con noi, esibiamo i nostri corpi, il corpo è un soggetto politico, scendiamo in piazza, portiamo le stanze, andiamo avanti tutte e tutti noi, per chi anche non ci sarà, anche per chi non ci saranno, dobbiamo provare a conquistare quei diritti che ancora mancano, quelle libertà direi di più che ancora mancano nel nostro paese. Iniziamo questo viaggio, no? Abbiamo già detto tanto, nel pensiero di Michela Murgia, attraverso alcune letture del suo testo postumo Dare la vita, che saranno condotte con ovviamente parole e pensieri dalle rappresentanti delle associazioni organizzatrici. Io chiedo a tutti e a tutte di mantenersi nei 5-6 minuti massimo che avevamo convenuto. Lo chiedo perché tutti e tutte noi abbiamo sempre voglia, bisogno, insomma, nei contesti di poterci confrontare, esprimere. Però se tutti e tutte ci limitiamo nei tempi, rispettiamo gli altri e diamo anche la possibilità a tante e tante di voi magari di poter intervenire. Noi abbiamo una 45-50 minuti per poter fare questo viaggio e questa riflessione. Io spero che riusciremo, insomma, oltre che alle letture convenute, a poter far esprimere tanti e tante di voi. Allora, iniziamo con Mary Baldaccini del Centro Donna, che leggerà e rifletterà su alcuni spunti da fecondità. Il microfono? No, come tanto il microfono non c'è, può anche darmi, no? Mi sentite? No, no, non c'è la voce, eh? No, c'è la voce, però forse non ce l'ho così potente come il microfono. Per preoccuparti, no? Sì, ma quello è per il video, per Laura. Parla un po' più alta, fai l'insegnante, vai. Allora, va bene. No, dunque, mi limiterò a leggere questo brano, che è un capitoletto proprio tratto da quel libro, e Dare la vita, che noi come Centro Donna abbiamo scoperto appena uscì, e appunto abbiamo già attinto questo libretto per una nostra assemblea. È un libretto davvero ricco di tante cose, è già stato detto, e noi abbiamo scelto questo capitoletto sulla fecondità, e quindi un discorso appunto che ci portava poi a una iniziativa in prospettiva, appunto un'iniziativa sulla maternità e sulla non maternità e sulla scelta delle donne. Leggo. No, prima dico una cosa, proprio un attimo. La Murgia usa le e capovolto, al contrario. Sì. Quindi, io però ecco, non so se saprò leggere in questo modo, appunto questo... sì, Shua, si chiama Shua. Ecco, però lo fa con pignoleria, ecco, chi l'ha scritto, perché poi lei... Era già è stato edito più tardi, però sicuramente una sua scelta. Comunque, vi leggo. Fecondità o dei legami di sangue che, come è noto, tende a uscire dalle ferite. Non puoi dire che sono tuoi figli, non li hai partoriti, tra virgolette.
ho sincera compassione per chi insiste a ripetervi questa frase nella convinzione di ferirmi. Ma è una frase che mi indigna anche, perché intorno a me vedo tantissime padri, madri e genitori non di sangue che invece ne restano annichiliti, cancellati nella loro scelta d'amore per essere ridotti alla funzione biologica che spesso hanno subito con dolore e hanno aggirato con enormi sacrifici economici, fisici e rischio sociale. Trovo scandaloso che nel 2023 la nostra specie, che nella sua arroganza pretende di essere la più evoluta del pianeta, continui a considerare la propria riproduzione come un fatto di sangue del sangue, la cosa più fascista che esista, che nega la volontà, la scelta d'elezione, la specialità meravigliosa di amare in modo libero, senza dipendere da nessun destino genetico. Il primo marcatore della queerness è la generazione di volontà, così lei la chiama, generazione di volontà, la capacità non di riprodursi banalmente animalesco o industriale, capitalista, consumistico, ma quella di moltiplicarsi, un verbo che relega il sangue a una delle possibilità di essere e restare umani, ma non l'unica e forse alla fine neanche la migliore possibile. Ogni volta che si lascia alla legge corrente la possibilità di decidere chi è figlio e chi non lo è, chi è genitore e chi non lo è, si sta dando ai governi la possibilità di discriminare le persone in base ai corpi e alle loro funzioni, definendo cosa è normale e cosa è marginale, cosa può essere legittimato e cosa si può perseguitare. Rivendicare la generazione di volontà non è solo una possibilità per le famiglie che non ne hanno altra, ma è una battaglia per la libertà di chiunque, perché chi vuole controllare i corpi di qualcuno alla fine cercherà di controllare tutto. Grazie a Mary per il modo di confrontarci un po' quello che diceva Monia alla fine. Daniela Ricchetti di CGL da un caso di non lasciarti mai. Allora, intanto ciao a tutte e tutti, tutto, perché anche io ho difficoltà a tradurre lo schwa, però è necessario perché noi difendiamo appunto la diversità e l'evoluzione che da questa ne deriva. Io rappresento qua la CGL di Lucca, solo due parole, e abbiamo aderito con grande entusiasmo alla Toscana Pride e abbiamo formulato a giugno, il 26 giugno di quest'anno abbiamo firmato e sottoscritto un protocollo con le principali associazioni LGBTQIA+ d'Italia che ci impegna insieme a contrastare e combattere e ricercare quelle che sono la difesa di tutti i diritti appunto delle diversità sia di orientamento sessuale che di identità di genere, della genitorialità, ma anche quella sul lavoro, perché anche lì c'è tantissima discriminazione e anche nelle scuole, anche per quello che riguarda quello che è l'alias, il diritto dell'alias, cioè nel percorso scolastico e nel percorso lavorativo, decidere che se io non mi voglio chiamare Daniela, ma sono Giorgio, mi sento Giorgio, devo poter essere chiamata Giorgio dal primo momento, dal primo maestro alle elementari. E quindi è necessaria assolutamente anche una formazione, informazione, e noi la chiediamo a partire dalle scuole, sia di tipo sessuale, per il rispetto delle diversità, contro le discriminazioni, contro la violenza, e altro che educazione civica alla patria e alla formazione della coscienza di una comune identità italiana che viene messa adesso nelle scuole.
A mio avviso è una vergogna, perché serve tutt'altro, proprio perché insieme dobbiamo essere portatori e insieme di lotta per avere la libertà, per essere, difendere le diversità, difendere contrastare le discriminazioni, comprese quelle di genere, anche come donna, sono essenziali contro molestie e tutto quello che è il mondo che invece questi fascisti stanno portando avanti in maniera disevoluta, proprio per controllarci e bloccare un'evoluzione anche di pensiero. Quindi io vi vado a leggere questo brano, poi vi dico due cosine che mi ha ispirato, del libro dei Di Murgia, che si chiama Prometto di non lasciarti mai, che già il sottotitolo O dell'indissolubilità delle cose nate per dissolversi, la dice da tutta. Di tutte le promesse che si possono fare a qualcuno, questa è la più crudele, arrogante e infelice. Prometto di non lasciarti, significa di me so già tutto e posso garantirti che non cambierò mai, perché la mia essenza è così statica che non immagino di evolvermi in nessuna direzione imprevista e posso promettere questa staticità allo stato. La logica del binarismo, donna-uomo, specie in termini di genere, è ideale per sostenere questa idea cementizia della persona umana, dove ciascuno ha un solo posto nel mondo, ognuno una sola identità, sempre quella, e tutti sono rassicuranti e rassicurati, illusoriamente incollati a una sola immagine di sé. In tale cornice ogni cambiamento è minaccia, ogni alternativa è destabilizzante, ogni considerare una possibilità diversa è un tradimento del patto iniziale. Dentro questa presunzione di eternità dei rapporti niente deve spostarsi, o non è vero amore, perché il vero amore non cambia. Il vero amore è uno, eterno, eternamente identico. Questo probabilmente lo pensano anche i molestatori, i picchiatori di donna, no? Perché tu hai eluso il patto. Il vero amore è uno, eterno, eternamente identico. La quantità di sofferenze che derivano da questa idea irrealistica del cuore delle persone è infinita e spesso vissuta nel segreto. I rapporti in quest'ottica non possono solo finire, solo fallire. Lo strazio delle separazioni, che già non sono facili da affrontare, è peggiorato esponenzialmente dall'aspettativa che non dovessero verificarsi, che siano il fallimento di una vita, qualcosa che infligge una ferita insanabile, specie alle vite di chi fa l'investimento emotivo maggiore. Indovinate chi è che lo fa? La queerness, che è una pratica della soglia quasi finito, fa il contrario. Accoglie il cambiamento come strutturale, se non cambia, anzi, se pretende di non cambiare, il rapporto si allontana da quel che ci insegnano le esperienze queer e nasconde al proprio interno strumenti di oppressione dell'altro, altre. Il mutamento è l'unica possibilità di sopravvivenza dell'energia vitale che ognuno di noi coltiva intimamente e secondo me anche collettivamente. Dimmi che ami, questa è bellissima. Dimmi che ami quello che di me cambia di continuo e io potrò continuare a darti quello che di me davvero non cambia, e cioè la voglia di sceglierti ogni giorno in modo differente, come diversa sono io ogni mattina quando apro gli occhi. Ecco, il brano è finito e io penso che questa a me ha ispirato tantissimo. Intanto l'ultima frasi le voglio dedicare al mio compagno ogni giorno della mia vita e dedicargliele quando semmai faremo un passo più lungo della gamba forse, ma questo cambiamento che appunto Michela dice ci provoca minaccia, destabilizzazione, tradimento, questa è una cosa terrificante, perché implicitamente ed esplicitamente mette dentro una gabbia le persone, gli individui, che non possono quindi pretendere, come è giusto, il cambiamento, che può essere un cambiamento in senso generale, il cambiamento del mio orientamento sessuale, il cambiamento della mia identità sessuale, il cambiamento di quello che io donna voglio fare, il cambiamento appunto di un ragazzo che si sente ragazza, il cambiamento di una sessuale, tutto quello che genera la libertà di essere, la libertà di decidere di essere, quindi di pensiero e quindi di azione, quindi un diritto di cittadinanza. E
oltretutto questa roba ingabbia anche le donne, scusate se insisto anche su questo tema perché è anche uno dei temi del Pride, la difesa anche delle questioni di genere contro la violenza e contro la guerra, ingabbia e si produce il famoso tradimento e quindi nel tradimento si trova l'arma per poter colpire la donna e quindi massacrarla di botte o addirittura ucciderla. Vi ringrazio perché parlerei per ore. Grazie mille a Daniela, io vi reggo il microfono, però qualcuno mi indichi i minuti che passano perché non ho l'orologio. E adesso Antonio Ronco dell'Associazione Maschile Plurale, comprometto di esserti fedele sempre. Non c'è problema. Mi tolgo sta penna di qua. Sì. Il gruppo Maschile Plurale si riunisce una volta o due volte al mese e nei nostri incontri spesso discutiamo di temi che ritroviamo in queste pagine della Michela Morgia. Leggo le sue parole. La fedeltà è l'altro nome del possesso, l'umore dove fermenta la tossina della gelosia, che inquina i sentimenti e struttura i rapporti di potere più dolorosi e squilibranti. Nel momento stesso in cui la pronuncio, la parola diventa falsa e riesco a definirla solo per negazione. So quello che la fedeltà non è. Sei un tipo fedele? Era la domanda trovata su una rivista. Se significa consacrare la propria libertà alle insicurezze di qualcun altro, allora no, non sono fedele. Se significa stare con qualcuno che mi considera un bene proprietario di cui si può rivendicare l'esclusiva, non sono fedele. Se significa che qualcuno può pretendere di avere controllo sui miei comportamenti, sui miei pensieri, sul mio corpo o sulle mie scelte, non sono fedele. La struttura dei rapporti queer rigetta la fedeltà e richiede l'affidabilità. Con chi vai a letto o chi ti innamori, di chi ti innamori, sono dati ininfluenti. La romanticizzazione e la sessualizzazione dei rapporti sono le armi con cui il binarismo patriarcale controlla la vita delle persone, specie di quelle che si chiamano donne. Quando il gioco della vita si fa duro, vince soltanto chi resta e fa quello che serve. Chi mi vuol bene sa che ci sono e che ci sarò. Ma la mia responsabilità è direttamente proporzionale alla libertà con cui posso agirla. Si può voler davvero appartenere ad un'altra, ad un altro, in modo esclusivo, sotto minaccia di legge o dello stigma sociale dell'infedele? La violazione della fedeltà è l'alibi della violenza domestica e dei femminicidi. È in nome della fedeltà che si può dire e dare a una donna della puttana. Che sapore diverso avrebbe la frase «Sei un puttano», una mia riflessione. Giudicarne il comportamento e persino ottenere delle attenuanti in tribunale se la si ammasta, questa donna, a cui noi abbiamo dato questo appellativo. Se devono imporci di promettere la fedeltà è perché non ci appartiene.
Tutti e tutte vogliamo essere liberi e libere, perché solo dentro alla più completa libertà è possibile esercitare la più stabile delle responsabilità. Non avrò bisogno di fuggire se non cercherai continuamente di ficcarmi dentro una gabbia. Grazie Antonio. Anche se non la cita Michela Murgia, la pratica della soglia, mi ricordo una frase, vado a memoria: mi prendo cura vale più di mille ti amo. Ed è questo, insomma, credo un insegnamento e una riflessione per tutte e tutti noi. Maschile e plurale, Antonio, altro, la sala, una, ci proporrà una riflessione sulla definizione delle etichette da queer e ora il tuo qua. Un secondo. Siccome ci sono delle persone ancora fuori che non riescono a entrare, se vogliono venire qui nella parte alta della sala forse stanno meglio. Sì, che c'è anche più area. Che dici, Torengo? Ci provi? Vai, allora mi siedo. Allora, perché si muove gli orizzonti si spostano, dice Maggiugia. Avete sentito parlare di queer e di queerness, e in questi due cartoletti molto brevi lei prova a non dare la definizione, perché queer e queerness non vanno definiti ed è in questo che si definiscono. Cioè, la Murgia prova a fare un'operazione interessante, rimanere sulla soglia dell'identità. Prima qualcuno ha parlato di strammeria, qualcun altro ha parlato di velocissima comunità, eccetera, eccetera. Ecco, in questi due capitoletti lei dice, non dice che cosa è queer, perché il tentativo è proprio quello di non definire, in quanto, lei cita anche la Valerio, quando si definisce si esclude, le parole diventano muri, un muro di per sé può essere positivo o negativo, se ci sbatti contro però non fa bene. Quindi la gabbia di cui si parlava prima rischia di essere questa definizione. Allora facciamo un'operazione laterale. La Murgia dice, proviamo a non stare in una definizione, ma a trasformarci, e quindi a vivere in maniera fluida il cambiamento. È un libro che gira molto intorno a due o tre temi fondamentali e fa un po' una trottola, gira per cercare di non andare mai esattamente al centro, perché è sbagliato arrivare al centro esattamente, dobbiamo continuare a muoverci, perché quando ci si sposta l'orizzonte si sposta con noi, questa è vita. Lei parla di transizione permanente, perché quando definiamo e crediamo di includere, in realtà probabilmente stiamo assimilando e colonizzando. In realtà la Murgia è due passi avanti rispetto anche a certe tematiche e istanze che abbiamo noi oggi, benissimo, fondamentali da portare avanti, il discorso del matrimonio egualitario, eccetera, eccetera, ma in realtà lei è già un passo oltre. Noi come maschile plurale, già nell'aggettivo plurale, abbiamo fatto il primo passo rispetto al modello patriarcale di mascolinità e di maschilità spesso tossica. Abbiamo provato a dire forse ci sono altri modelli, ma la Murgia è un po' più lontana rispetto a questo, ci sta dicendo che è il modello che è sbagliata, ci sta dicendo che dovremmo riuscire a vivere continuamente abbracciando un'idea di mutamento, che è, io ho scelto questi capitoli perché per me è estremamente complicato, penso sia per tutti. Perché le definizioni sono rassicuranti, sono funzionali, dovrebbero essere solo descrittive e non prescrittive, ma in realtà ci serve anche quello. Allora, avere la consapevolezza che ci serve, ma che alla fine è in realtà sbagliato e dovremmo cercare di avere un orizzonte più ampio, ecco, questo tentativo dovremmo sempre tenerlo presente. Lei parla di progettualità, perché a un certo punto dice, allora siamo tutti queer, perché se tutto è queer, tutto va bene, ma se tutto è queer, niente è queer. Quindi bisogna stare attenti anche su questo. Allora la mia famiglia, io ho divorziato, separato, un'altra famiglia, richiedo un altro nucleo, figliastri, sono queer. No, non è esattamente così. Perché ci vuole una progettualità. Lei parla di visione non binaria e di un tentativo antinormativo. Cioè non è
proprio quando parlo dei miei studenti dico loro, se tu obbedisci all'autorità o non obbedisci all'autorità, comunque non sei. Tu lo sei nel momento in cui ti svincoli sia dall'autorità che dalla disobbedienza automatica a quel diktat. È lì il meccanismo. Cioè non sono più quella definizione, non sono più quella caratteristica, ma cerco di vivere il mio essere in divenire e in mutamento. Perché abbiamo scelto questo punto di Doretti? Lo scientifico, ma qua ne abbiamo parlato un po' anche nel gruppo. Perché stiamo lavorando sulle definizioni di maschile, di femminile, stiamo lavorando sui modelli, eccetera, ma in realtà dovremmo arrivare, e ci piacerebbe tanto arrivare, a un mondo in cui non parliamo più appunto di caratteristiche maschili, femminili, ma cominciamo a vedere le persone. Mi ricordavano di dirvi che con la scrittura di Luca il 2 settembre alle 21 alla biblioteca di Porcari proiettiamo sempre all'interno degli eventi del Pride, in preparazione al Pride, lo schermo velato, che è un nuovo film di qualche anno fa che tratta proprio la questione della rappresentazione di altri orientamenti nel cinema, e quindi siete tutte e tutti e tutte invitate. Grazie. Grazie Antonio. Siliana Sichi di Arci. Ho sbagliato, scusami. No, bello, Però ho scritto Siliana, quindi ho sbagliato proprio a scrivere. Scusami, pensavo di aver sbagliato a leggere. Silvana, un brano da quel proprio. Se tu non sei vicino col tuo microfono. Sì, io non ho potentissima. Allora, buonasera a tutti. Per me è molto faticoso usare Shiva. Ve lo dico sinceramente, è faticoso usare Shiva. È faticoso, avrei detto più facilmente buonasera a tutte e tutti, però mi sono sforzata perché credo che sia corretto. E io qui rappresento l'Arci Lucca Versilia. Arci è un'associazione nazionale che da sempre ha appoggiato i diritti, inizialmente con l'Arci Gay, ma anche con tutte le varie diramazioni. Abbiamo tantissimi circoli che sono LGBT, QIA+. Vi racconto solo un piccolo aneddoto, che all'ultimo congresso nazionale dove ero presente, del 22, siamo stati fino alle 2 la notte per il cambiamento dello statuto, perché alcuni circoli, alcuni associati hanno preteso giustamente che tutte le parole del nostro statuto fossero modificate con la Shiva. Quindi, per dire, queste sono piccole cose, perché poi nella quotidianità incidono in qualcosa, però un segno bisogna cominciare a dare. Poi un'ultimissima cosa, volevo dire una cosa proprio molto personale su Michela Murgia. Io adoravo la sua voce, ogni tanto me la riascolto e mi ricordo tantissimo un suo intervento dedicato alle donne, quando diceva: disobbedite, ricordate di fare quello che a voi piace, a quello che a voi rende felici, non preoccupatevi di essere come sempre siamo noi donne compiacenti. Cioè, questo è un messaggio che ha raggiunto tantissimo anche le giovani donne, io credo, no? Cioè, che magari attraverso Michela Murgia, col suo modo di comunicare molto empatico, è riuscita a comunicare alle donne in particolare questo desiderio di rompere gli schemi, e lo stanno facendo tante donne giovani. Io lo vedo per quelle poche che ho la possibilità di avvicinare. Allora, io ho scelto un brano dal capitolo Queer Pro Quo. Se tu non sai cos'è, probabilmente non è queer. Queer, secondo i dizionari, è una parola vecchia di molti secoli. Indica da sempre una stranezza, un'anomalia. In questo ambito semantico della lingua inglese, a un certo punto,
ha cominciato a identificare più o meno segretamente chi quell'anomalia la viveva nell'espressione del proprio genere, nella propria sessualità e affettività amorosa. Naturalmente una simile identificazione nasceva con un senso poliziesco e di insulto. Non a caso si dice che il primo uso di queer, con il significato di omosessuale, in tono dispregiativo e violento, sia quello di una lettera infamante letta pubblicamente al processo che nel 1895 portò alla carcerazione e poi alla morte di Oscar Wilde. Quando, negli anni immediatamente successivi, Virginia Woolf inizia a usare quella parola, per esempio in una lettera bellissima a Vita Sackville West, o negli spigli di Slater non hanno punta, come mi ha mostrato la sua traduttrice Chiara Valerio, queste sono sempre parole di Michela Morgia, queer è dunque sulla soglia tra significati letterali e metaforici. Suggerisce comunque nel vocabolario gergale anglosassone una struttura, un'obliquità, una trasversalità. Infatti è incredibile questa mettere insieme struttura, obliquità, trasversalità, cioè che ti fa proprio riflettere come a volte abbiamo degli schemi così profondamente radicati che invece con pochissime parole si possono modificare. Ennesimo eufemismo, nemmeno troppo velato, per riferirsi a tutto quello che è eterosessuale, cioè dritto, straight, non è. È stato l'attivismo a trasformare queen da parola ambigua ad epiteto discriminatorio in un'espressione di orgoglio omosessuale e bisessuale. Per molte persone oggi il termine vuole ancora dire quello, ma non più solo quello. Non a caso la comunità LGBTQIA+ specifica la Q nella propria sigla, non come sinonimo o contenitore di altre, ma come lettera a sé. Non basta insomma gay, lesbica o bisessuale e nemmeno la loro addizione per dire qui. Grazie. Grazie. Grazie Gianna. Controllo l'orario, siamo stati credo bravi ma non bravissimi, nel senso che abbiamo, per poi lasciare a Marco una riflessione e a chiusura di questa serata, diciamo una decina di minuti, ce li possiamo concedere 10-15 minuti, quindi lascio a voi la parola, sapendo che quanto più sarete, diciamo, sintetici, profondi, quante più persone potranno lasciare il loro pensiero. Che spero siate molte. Facciamoci sentire, facciamo rumore, parliamo, prendiamo parola. Non siate timide e timidi. Forse non intervenite poi mi danno la medaglietta del rispetto dei tempi e non me la merito, quindi ecco. Yeah. Posso parlare così? No? Prova un po'. Io intanto mi sono invitato. No, me la devi far così. Una rappresentante dell'associazione. Guarda, te lo reggo, te lo reggo. È una cosa che mi dopo un po' mi. Allora, io mi chiamo Romina Corbaia, rappresento l'associazione Lookout. Lookout è un'associazione pro LGBT nata circa 10 anni fa sul territorio lucchese. In tutti questi anni abbiamo creato rete con tantissime delle associazioni qui presenti, anche con la CGL, e abbiamo cercato di creare delle attività che riuscissero ad avvicinare la cittadinanza per capire un po' il mondo della comunità LGBT. Non è semplice, non è stato semplice, però grazie alla collaborazione con tutte queste realtà e con entrambe le amministrazioni, sia di Capanno che di Lucca fino a qualche anno fa, e per questo ringraziamo il Toscana Pride di aver scelto Lucca quest'anno come data, come luogo dove manifestare e farsi sentire. La nostra associazione è nata 10 anni fa
perché un nostro amico è stata vittima di aggressioni omofobiche sul territorio lucchese. Ci siamo interrogati su quale fosse l'aiuto concreto che potevamo dare al nostro amico e così siamo nati come associazione e abbiamo iniziato pian piano a farci conoscere, abbiamo utilizzato svariati modi, insomma, per cercare di sensibilizzare il territorio, dalle serate di giochi da tavola, alle presentazioni di libri, alle proiezioni di film. Abbiamo utilizzato svariati modi. Stasera ci fa piacere che ci siano così tante persone e ci fa piacere che sia stata data voce a Michela Murgia, che è una delle scrittrici contemporanee che ha dato veramente voce ai nostri diritti. E, ho letto quel libro, l'ho letto due volte, in penso 3 giorni, e mi sono sentita rappresentata in ogni singola parola. In quanto donna che ama una donna, in quanto donna che ha scelto di crescere la figlia della propria compagna, che però è la mia figlia d'anima, come dice Michela Murgia. Mi ha rappresentata anche solo come donna in un paese maschilista. E credo che veramente sia un libro prezioso e lo consiglio a tutti. Non so se avrei scelto un capitolo, però in ogni capitolo io mi sono sentita rappresentata. Ecco. Ringrazio che avete scelto questo libro e ringrazio veramente tanto il Toscana Pride di averci scelto. Noi abbiamo fatto parte per tanti anni del Toscana Pride, ci dispiace che ora... negli ultimi 2 annetti purtroppo le energie erano sono un po' venute a mancare, credo che sia un po' fisiologico, no? Soprattutto per una realtà come la nostra, noi siamo un'associazione indipendente, quindi si fa ancora più fatica a costruire tutto insieme e non è semplice. E quindi vi ringraziamo di esserci e di aver capito che il nostro territorio ha bisogno di farsi sentire e vi chiediamo di essere presenti così richiudiamo e vi aspettiamo il 7 per fare rumore, quindi altre? Se non ci sono altri o altri che vogliono intervenire, io lascerei la parola a Marco Gitti per la riflessione conclusiva, no, di questa nostra giornata. Per me è stato un grande piacere, colgo subito l'occasione, così non riprendo la parola, per ringraziare tutti gli organizzatori, tutte le organizzatrici che hanno collaborato a questo momento di riflessione, a questo momento di anche radicamento, no? Di consapevolezza. C'è un passaggio molto bello del testo La Cavadora, insomma, di Michela Murgia, che oltre a affrontare il tema della filiazione d'anima affronta, insomma, un tema di grande attualità per, credo, tutte noi, e che dice, insomma, tutti hanno incontrato tante madri nella propria vita, io forse sono stata l'ultima, no? Lei dice, ecco, io penso che anche momenti come questi, anche tutto l'impegno, no, che possiamo fare, è un impegno generativo, cioè essere a Lucca Pride, impegnarci nell'associazionismo, portare avanti, cioè è un impegno generativo enorme per attuare quel processo di trasformazione, no, continuo, quella queerness vera che Michela ci ha sempre ricordato, e che è un po' anche essere madri ogni giorno, un processo di trasformazione in una relazione più ampia che va un po' al di là, ecco, dei nostri recinti, ma che guarda un po' più in maniera più grande al mondo. Grazie a tutto e passo la parola a Marco. Ti reggo il microfono. No, non c'è bisogno. Allora, spero che mi sentiate, non utilizzo il microfono, visto il passato, e non ho presentato, cioè ho scritto 2 o 3 appunti, proprio 2 o 3 note velocissime, non ho preparato un intervento scritto, non c'è niente, andrò a braccio, un po' come si faceva nel ventennio, che piaceva a tanti andare a braccio, anche ultimamente mi pare di capire che ci piace andare a braccio, purtroppo.
si va un po' a braccio in Italia, diciamo, ultimamente si va a braccio sulle politiche di cui stiamo parlando, delle minoranze, si va a braccio sulla cultura e soprattutto sul fatto che ci sono anche dei libri che arrivano in vetta nelle classifiche dei libri più letti, e anche lì si va a braccio perché abbiamo un ministro della cultura che è un grande lettore ma è anche un profondo conoscitore dell'architettura e della geografia, che sa collocare benissimo nello spazio. Quindi vado a braccio e leggo solo questo, che è questa breve frase: laddove le donne non vogliono più sposarsi e prendersi cura della famiglia, i gay invece pretendono di farlo come se fosse una cosa normale. È il mondo al contrario, generato dalla democrazia, dove ogni scempiata acquista senso solo perché c'è una maggioranza a dire che va bene. Questo sconquasso che sta mandando a monte la famiglia naturale tradizionale si origina dall'idea completamente errata che le donne siano uguali agli uomini e i gay agli eterosessuali. Ovviamente c'è scritto il mondo al contrario, si capisce benissimo che questo testo è tratto da un libro famoso. Mi risponda lei, signora? Divanna, l'ha letto? Peccato, perché è il primo in classifica. In realtà, attenzione signora, queste sono parole di Michela Murgia. Queste parole sono di Michela Murgia e sono tratte da Istruzioni per diventare fascista, che è stato, non dico concepito, ma pensato proprio qua in questa provincia che attende il Pride con il braccio alzato, diciamo. È stato pensato è stato pubblicato nel 2018, ma è stato pensato nel 2017 e ha partorito, visto che parliamo anche di maternità, Questo testo ha partorito poi anche il libro di Vannacci, però nel 2018 Michela Murgia lo scrive in forma retorica, come un divertissement, e Vannacci, il grande paramilitare, paracadutista, paraintellettuale, paracadutato nella letteratura italiana, e poi è arrivato in vetta perché ha venduto tantissimi libri. Pensate, Vannacci arriva a citare Michela Murgia nel titolo, no? Cioè, una cosa, questo per dire quanto sia stata profetica e visionaria Michela Murgia, a cui ovviamente Vannacci non credo che abbia pagato i diritti, poi vedremo, lo scopriremo. Questo per dire, Michela, nel 2017 io ho avuto la fortuna di incontrare Michela, e Michela abbiamo, perché siamo arrivati a parlare di fascismo e di Lucca. Sto preparando uno spettacolo con Michela in Sardegna, a Nuoro, Nuogoro, Nogoro, come lo volete chiamare, non vi offendete. Io sono lì, sono l'unico continentale, l'unico italiano, e devo interpretare il marito di Grazia Deledda. Michela all'epoca interpretava Grazia Deledda in questo spettacolo che si chiamava Quasi Grazia, scritto da un altro grande scrittore, Marcello Foïs. Siamo lì, non ci conosciamo, ci studiamo, lei studiava molto le persone, il caos, studia molto le persone, caos è una stella danzante, dice, ma cosa? Non avevo letto niente di Michela se non a Cabadora, lo ammetto, poi l'ha scoperto questa cosa qui in fase successiva. E dopo una settimana che stiamo facendo queste prove, arriva il giorno di riposo in cui gli altri due attori sardi vanno. Vi racconto questo aneddoto perché racconta molto, a parte l'amicizia e l'amore che ho per Michela, ma la persona, il caos, la stella danzante che è Michela. Tutti gli altri se ne vanno a casa essendo sardi, lei rimane lì perché non aveva una casa effettiva, e a Nuoro, Nuoro, e rimango lì anch'io il giorno di riposo dalle prove di teatro. E fa, che fai che non torni in Italia, in Toscana? Non lo so, sto. Fa, vieni che ti faccio fare un piccolo viaggio in Sardegna. Il giorno dopo alle 9 ci troviamo sotto l'albergo, si prende la macchina, guido io, mi fa guidare, da lì avrei dovuto capire delle cose, mi fa guidare la macchina, quindi mi dà fiducia, mi bestemmia contro, dice, ma come guidi, ma non potete guidare così, in Sardegna si guida in un altro modo, si ascoltano Muse, si ascolta della musica coreana, un mondo, e mi porta a Cabras,
che è la sua terra d'origine, dove arriva ed è tipo come se fosse arrivata la regina Elisabetta da, non so, da quando è nata la monarchia, cioè gente che gli buttava addosso, non so, il Carasau che la invitava, Michela, ma era tantissimo che non tornava a Cabras. Ed era una festa quando l'hanno rivista dopo tanto tempo, e sono stato fortunato a essere testimone di questo evento caotico, come era Michela, ironica, e mi dice: adesso ti porto a conoscere mia madre. Io la conoscevo da una settimana, mi porta dalla mamma, da questa madre che è Costanza Marongiu, femminista, militante, incazzata come una iena, bassa così, sardissima, apre la porta e gli fa: questo è mio marito. E lei mi guarda e fa: come, chi te batte, chi è questo? E fa: mio marito nello spettacolo che farò su Grazia dell'Edda. La madre mi studia, fa: entra, passa. Si va a prendere un caffè, ok, in questa casa molto umile, molto spartana, un non finito sardo lo definiva lei, un'architettura non finita sarda, e mentre sono lì che si preparano il caffè, Michela parla e dice: sto preparando uno spettacolo su Grazia dell'Edda. La madre si incazza da 0 a 100, dice: tu non puoi fare Grazia dell'Edda. Perché? Perché era l'omaggio di una scrittrice contemporanea a un grande classico della letteratura sarda, Canne al Vento, premio Nobel, e la madre era talmente anti-Michela, per certi versi, perdonatemi il termine su anti-Michela, cioè li voleva rompere veramente su qualsiasi roba, che dice: no, te sei troppo giovane, te usi social, figurati se la Deledda usava i social ai tempi suoi. Partono fitto su questo tema, ma era uno scontro anche bello, stimolante, culturale. Dice: tu non hai letto, cioè, Canne al Vento non lo capisci, lo capisco io, lo capisci la mia generazione, cosa vuoi interpretare Grazia dell'Edda? Quindi, cioè, stavo vivendo una diatriba, uno scambio intellettuale tra una madre, una figlia, un rapporto complicato sulla letteratura sarda, dopo una settimana che conoscevo questa persona, dopo che avevo visto che l'avevano omaggiata di tutto cibo che poi abbiamo mangiato per un mese, perché cucina benissimo Michela, e mi ritrovo lì. Vedo che la madre fuma una sigaretta mentre prendiamo il caffè, e io mi chiedo, da buon continentale educato, col garbo lucchese, ma sempre fascista purtroppo, perché Lucca è quella, è diventata, gli chiedo se posso fumare una sigaretta. Anche io fa: sì, fuma tranquillamente, liberamente. Questo è un aneddoto che poi è diventato, Michela mi ci prende in giro per tanto tempo, perché si fuma questa sigaretta e io non vedo un posacenere se non una cosa strana d'argento su un tavolino dove c'è un centrino sardo, e penso che quello sia il posacenere. Essendo in salotto, loro parlano sempre della Deledda, di Marcello Fois, dei letterati, finché a un certo punto io faccio per ciccare la sigaretta, la madre si gira come una iena sarda e mi fa: te kerge? Io morto, cioè, cosa stai facendo? Ciccavo, signora, la sigaretta. Fa: quello è il campiello di Michela. E praticamente io stavo ciccando la sigaretta nel premio campiello di Michela che aveva tenuto a casa della madre, non avendo visto la targhetta Cabadora 2010. Questo per dire come poi si esce dalla casa e mi dice: adesso riguida per un'altra ora e mezza, va bene, bestemmie, ascoltiamo la musica, mi racconta, mi canta questa canzone che non conoscevo, non potrò riposare, un viaggio in Sardegna nel giro di, per adesso, 7 ore, mi porta in questo posto e molto, in maniera molto bellissima, diretta come è Michela, mi dice: scendi. E io scendo, chiudo la macchina, e in questo posto c'è scritto San Luri, c'è un cartello, due case disabitate, i paesini fantasmi, e un campo di carciofi. E dice: guarda. E io guardo questo campo di carciofi, faccio: vabbè, San Luri, campo di carciofi, guarda. Carciofi, insomma, cioè, ascolta. Cerco di ascoltare nel silenzio sardo, un po' di cicale, così. Vedi? E io vedo campo di carciofi, sento le cicale. Salgo in macchina e mi dice: qua abbiamo perso la nostra indipendenza di sardi. Mi aveva portato nel campo di battaglia, si chiama Sabattalla,
a Saluri e mi stava facendo fare un viaggio culturale nella sua terra, nella sua Sardegna, dove il principato di d'Arborea aveva perso la battaglia contro i gli spagnoli, avevano perso l'indipendenza nel 1409 in questo campo, sa battaglia. Da lì mi parla per 3 ore dell'indipendenza sarda, della Sardegna, del mondo sardo, di qua, e ho detto, ma io non ho incontrato mai una persona così sarda come te. Tre ore di sardità, io che mi metto, no, risentiamo, cerchiamo su Spotify, no, non posso riposare, la cantiamo assieme. Parte tutta questa cosa, io sono tornato la sera, siamo tornati in albergo a Nugoro, che ero un indipendentista sardo. Questo per dire che la forza di Michela è questa, quella di è caotica, è confusionaria, è travolgente, è come appunto Artemisia, no? Che questo spazio è dedicato a Artemide, che è la dea dell'abbondanza. E Michela, l'abbondanza non prevede limiti, non prevede forme, non prevede un codice che la tiene lì. La sera è finita che questa mia sardità è stata celebrata da 3 tenorini sardi con cui ho avuto la fortuna, grazie a Michela, di cantare. Questo per dire quanto io mi appassionassi della causa. Per ritornare alla questione del 2017, e ringrazio anche l'Aria Vietna che vedo qua stasera, Michela è stata a Lucca, ha fatto un incontro al Caffè Letterario, ha fatto un dibattito, è stata presente ed era contenta di venire a Lucca, essendo ed è ancora appassionata di fumetti, di manga, di cose che non ti aspetteresti mai da una grande intellettuale qual è. Cioè un gusto veramente trasversale. Vi racconto queste 2 storie per quanto era travolgente Michela. L'anno successivo, quindi debutta lo spettacolo, andiamo in tournée, la nostra amicizia si rafforza anche a seguito di tutto il lavoro fatto sul neofascismo, sulle domande. Noi abbiamo, la domanda era partita perché in Sardegna una sera siamo finiti a cena, perché c'era un festival letterario diretto da Marcello Fois, siamo finiti a cena con Diego Bianchi, che è Zoro di Propaganda, e Marco da Milano. E la prima cosa che mi disse Diego Bianchi, quando gli dissi che ero di Lucca, mi disse, ah, Lucca, l'8% di Casa Pound. E disse, no, Luca Puccini, Le Mura, il Bucellato, che se magari non conosci il Lucca Comics. Questa cosa in me mi fece chiedere come mai la mia città venisse collegata adesso è direttamente purtroppo collegata. Questo per dire che era una fucina creativa continua lo scambio con Michela, che ha generato quanto madre creativa anche delle... ha riverberato delle energie che poi si sono anche espresse qua nel territorio, anche qua a Artemisia. L'anno successivo eravamo in tournée, siamo a Rimini, e Michela sta male durante lo spettacolo e mi dice non ce la faccio, e doveva fare anche dei controlli in quel periodo. Io chiudo lo spettacolo, esco fuori, si fa si pare, dico scusate, ritorneremo. Andiamo in ospedale e in ospedale gli fanno i controlli, e anche lì, come Cabras, fiumana di gente che la veniva a trovare in corsia, e lei che rassicurava, fa no, leggi questo, ma dibattiti in corsia, dibattiti culturali, durante lei che era stata male fino a 2 ore prima, come se, cioè, proprio il dolore anche lo sfidava, la forza di questa donna veramente stupenda ai miei occhi. E mi dice, nel frattempo c'era Chiara Tagliaferri che la chiamava perché stavano preparando Morgana, era il podcast che stava uscendo in quegli anni, e lei mi dice, prendi la borsa, c'è un regalo per te. Io non la vedevo, era un mese già che non ci vedevamo, apro questa borsa e c'è Viaggio in Sardegna, che è il suo primo libro, che sono 11 storie nella Sardegna più atipica, più originale, e fa poco ci manca che stiamo facendo un anno di amicizia, con una dedica molto forte a cui ho detto, io non so se ti amo come persona, come artista, come intellettuale, come donna, però c'era una dedica di amore. E lei da lì mi ha detto, guarda che da lì ho iniziato a capire cos'è questo mutamento continuo, fa non pensare all'amore
come un amore tra uomo, donna, un amore che va formalizzato e schematizzato. Non ti sto chiedendo di avere una relazione, ma di costruire un'affidabilità di cui si parlava prima e di aprire le vedute. E poi soprattutto di iniziare a leggere i miei libri a partire da questo, perché ho capito che avevi letto solo la Cabadora. Da lì ho iniziato a leggere Chirù, ho Ave Mary, ho letto ovviamente tutto, perché lì si ritrova Michela. E qui concludo. Per dire quanto la sua vita fosse letteraria, cioè come se fosse veramente un romanzo d'avventura, di formazione, mi verrebbe anche da dire, se pensate a cosa Michela è stata e nelle tante forme che ha attraversato nella sua vita, partendo come precaria, come call center, albergo, ne ha fatte di tutte e ha sempre sposato la causa nella quale si trovava, la condizione, l'ha sempre messa in crisi, si è posta delle domande, si è veramente messa in crisi. E anche questo libro, da cui abbiamo letto alcuni estratti, parte da una crisi personale, individuale, e ne apre un'altra. La cosa bella della letteratura di Michela, sia nei saggi politici ma anche nei romanzi, è che non ti fa sentire a tuo agio, a tuo posto, non cerca la comfort zone, un po' come quando mi caricava in macchina e finivamo su un prato a parlare di questa battaglia che non vedevo e che non sentivo, ma che c'era stata e che io dovevo provare a sentire, ok? Questa cosa qui, anche evocare mondi che noi non conosciamo, ci sono tante forme di amore che non conosciamo, ma hanno tutti i diritti di essere e di esistere. Non perché non lo conosciamo, non lo possiamo nominare, allora non ha diritto di aver voce e di essere difeso. Detto questo, mi fa piacere anche che si concluda e che si omaggi Michela qua, Artemisia, perché sì, la Dea, ma anche Artemisia Gentileschi, che io ho conosciuto grazie a Michela, perché conoscevo, sapevo la storia, ma lei fece un incontro a Castel Sant'Angelo leggendo proprio la testimonianza che Artemisia Gentileschi fece durante il processo, che era fortissima. Quindi penso che sia veramente un omaggio bello, e Michela è stata madrina del Pride a Cagliari nel 2019, dove fece grandi casino, così mi è stato raccontato, e quindi continuiamo a fare casino. La cosa qui concludo: se essere al contrario significa, questo me la sono anche scritto perché ho detto una cosa intelligente, se noi abbiamo un debito morale nei confronti di Michela Murgia, perché è stata a mio avviso una degli ultimi, se non ha ridato senso alla parola intellettuale in Italia. Questo io ho avuto la fortuna, ma voi stessi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Michela, e dobbiamo continuare a portare avanti le questioni, le domande che Michela ci pone nei suoi libri e nei suoi scritti. Abbiamo veramente un debito morale. Io sicuramente ho un debito morale con Murgia scrittrice, con Chelledda scrittrice, piuttosto che con Vannacci. Anzi, magari Vannacci ce l'ho pure a credito, se vado a sentire. E perché preferisco un mondo che vada al contrario, se contrario significa una direzione, piuttosto che un mondo che vada in una direzione ostinata, cieca, rigida, che mi ricorda, appunto, come dicevo, un mondo dove si andava a braccio. E preferisco andare al contrario piuttosto che stare in un mondo dove si va a braccio, ma è un braccio rigido e teso e contrario ai diritti e alle uguaglianze delle persone. Bravo.